ben trovato Emanuele Rossi della rivista Formiche e il sito formiche.net. Emanuele, ben trovato in nostra compagnia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. E allora, ci sono peraltro molte notizie importanti. Mettete in apertura l'incontro di Mayo Blinken, il primo faccia a faccia a Roma-Washington dell'era Biden. Questo senz'altro un altro degli aspetti di geopolitica più interessanti e più importanti del giorno e probabilmente della settimana. Non so quale sia stato l'argomento al centro del loro dibattito, potrebbe magari anche esserci al centro dei vari argomenti sentiti anche appunto quello della questione Uiguri, che questo è uno degli approfondimenti insomma di Formiche: Uiguri, manipolazione delle notizie e famiglie separate, accuse incrociate alla Cina sulla situazione degli Uiguri dello Xinjiang, che è appunto l'area in cui è collocato insomma. Insomma, questa etnia, insomma, questa popolazione che sostanzialmente si ritrova con il pugno di ferro rivolto su se stesso proprio dal regime cinese, insomma, da Pechino. Da qui le sanzioni da parte di UE, Gran Bretagna, Stati Uniti e appunto alleati. La situazione qual è, Emanuele? Allora, dunque, la situazione è questa. Non è un caso che queste sanzioni siano arrivate in modo coordinato da parte, diciamo così, da parte del gruppo transatlantico, anche perché in questi giorni si sta svolgendo il Consiglio UE, si sta svolgendo la ministeriale NATO, il Consiglio ministeriale esteri UE, la ministeriale NATO esteri e poi giovedì ci sarà il Consiglio UE definitivo tra i capi di Stato e di Governo. E queste sanzioni sostanzialmente, diciamo così, quelle che riguardano l'Europa, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono piuttosto simboliche a rappresentare una sorta di red line nei confronti di un tema che è quello dei diritti umani, del rispetto dei valori democratici, del rispetto delle minoranze e via dicendo, che con l'amministrazione Biden noi troveremo elevato a vettore di politica internazionale. Facendo un passo indietro, che cosa succede nello Xinjiang? Lo Xinjiang è una regione cinese molto vasta che confina con l'Afghanistan, per capirci, quindi ci troviamo nella Cina nord-occidentale. E all'interno di questa regione vive un'etnia turcofona, come tu dicevi, che si chiamano Uiguri, sono a maggioranza musulmana e sono un'etnia che alla Repubblica Popolare Cinese ha dato più volte, diciamo, dei fastidi. Ci sono state forme di insorgenza, ci sono state forme di radicalizzazione islamica, alcuni combattenti hanno preso, diciamo così, il viaggio verso il jihad califfale negli anni passati. E la Cina sta compiendo quella che in alcune parti è stata definita pulizia etnica, in altre parti è stata definita una sorta di rieducazione forzata. Che cosa fanno? Sostanzialmente, anche sulla base di metodi di pulizia predittiva, vengono individuate persone tendenzialmente, o meglio, potenzialmente rischiose, vengono reintrodotti in alcuni campi che i cinesi chiamano campi di rieducazione, da cui cittadini dello Xinjiang devono uscire come dei bravi cinesi, fedeli al partito, possibilmente non più musulmani. E ci sono state anche delle cose drammatiche, tragiche, tipo forme di controllo delle nascite denunciate dalle varie ONG. L'Occidente, diciamo così, quello che chiamavamo Occidente, che ancora forse possiamo ancora chiamare Occidente, ha preso una posizione dura e ha sanzionato alcuni dei membri del partito e delle forze di sicurezza locali dello Xinjiang. È una posizione però fondamentalmente simbolica, perché si tratta di figure di ordine secondario. All'opposto, la Cina, che non tollera alcun genere di intrusione all'interno di quelli che considera i propri affari e quindi considera ingerenze nella propria sovranità. Vedi già in passato quanto è accaduto e l'atteggiamento della Cina su Hong Kong, per esempio. Citare un caso più famoso. Io però, Emanuele, volevo chiederti su questo atteggiamento che appunto poi Washington definisce il genocidio degli Uiguri. Stavi spiegando qual è stata poi la risposta della Cina, ma questa pressione,
questa imposizione da parte di Pechino sullo Xinjiang e sugli Uiguri è dovuto semplicemente a questioni appunto etniche, quindi di tipo politico, o il fatto che comunque da quella parte ci sia anche, insomma, cioè può centrare qualcosa la Via della Seta e quindi ragioni anche economiche? C'è certamente una sovrapposizione di interessi. Okay. La Cina vive, diciamo, delle problematiche che in analisi geopolitica vengono chiamate le Cine, le faglie interne alla grande Repubblica Popolare. Una di queste è appunto lo Xinjiang, un'altra Taiwan, che considerano come una provincia ribelle da riannettere anche con la forza, un'altra Hong Kong. In tutte le circostanze c'è una sovrapposizione di interessi di carattere definiamoli ideologici, e interessi di carattere economico-strategico, o meglio, economico-commerciale. La fusione è esattamente la dimensione strategica e l'importanza di questi contesti. Perché? Perché fondamentalmente la Cina, che è una potenza, o meglio, che si vede come potenza proiettata all'interno delle varie dinamiche globali, non può certamente perdere dei pezzi. Non può perdere la partita casalinga, per esempio, nel Mar Cinese, dove, oltre alla questione ideologica e strategica, ci sono anche lì caratteri commerciali. Non può perdere la partita strategica nello Xinjiang, dove ci sono problemi di carattere securitario che si possono sommare a uno dei lineamenti di passaggio della Belt and Road Initiative. Perfetto, e allora a questo punto ricolleghiamoci col discorso che stavi facendo e che ti ho interrotto per aprire questa piccola parentesi, e cioè sanzioni nei confronti di alcuni esponenti, insomma, cinesi, dall'altra parte risposta più o meno a tono, nel senso sanzioni da parte della Cina ad alcuni europarlamentari, ma non soltanto. Diciamo che la risposta cinese ci ha dimostrato l'interesse e il valore che questi contesti, Xinjiang, Hong Kong e via dicendo, come quelli che dicevamo prima, hanno per Pechino, per il Partito Stato. Perché la risposta cinese è stata molto più dura rispetto all'azione, definiamola occidentale, l'azione coordinata di UE, Stati Uniti e UK. In particolare sono stati colpiti due think tank. Uno è il Merix di Berlino, un altro è un think tank che è stato fondato dall'ex segretario NATO Rasmussen. E colpire i think tank significa fondamentalmente colpire i luoghi dove si fanno ricerca. Questi think tank sono stati molto attivi nelle relazioni euroasiatiche, nelle relazioni con la Cina dell'Unione Europea e via dicendo. Hanno spesso preso posizioni molto critiche, anche legate al tema in questione, quello dei diritti umani, ma fondamentalmente non sono istituzioni formali, sono istituzioni culturali. Colpire un'istituzione culturale significa colpire un centro in cui si sviluppa pensiero, in cui si sviluppano policy, in cui si fa ricerca, in cui sostanzialmente si crea quel contesto intellettuale, culturale, di conoscenze e di approfondimenti che poi dialoga con le istituzioni che siano europee o che siano quelle dei vari stati dell'Unione Europea. Ci sono anche diversi tweet, peraltro, da parte di David Sassoli su quanto accaduto, insomma, per quanto riguarda questa tensione, insomma, Stati Uniti, Europa, UK, Canada da una parte, Cina dall'altra. Qui, come vedete, insomma, ricorda le sanzioni da parte della Cina e, insomma, i diritti umani evidentemente violati da parte di Pechino, e poi anche la vicinanza da parte del Parlamento Europeo, insomma, che rappresenta David Sassoli, nei confronti, insomma, delle persone appunto colpite dalle sanzioni da parte di Pechino. La domanda che ti giro è quella che vedete anche nel nostro titolo, e cioè, a fronte di questa situazione che torna a essere incandescente tra le due parti, che cos'altro si rischia, posto che, insomma, questa minoranza etnica turcofona uiguri, gli uiguri appunto stanno già rischiando grosso, ma insomma a livello appunto guardando più in maniera più ampia e quindi al panorama internazionale, quali sono i rischi ulteriori che ci sono, che possono scatenarsi, dato che parliamo di soggetti che già avevano degli attriti, insomma, magari di altra natura, ma comunque non è che nasce da zero questa situazione.
Allora, scindiamo le due cose. Sì. Riguardo al destino degli Uiguri e il destino dello Xinjiang, non sono certo le sanzioni di Unione Europea, US, UK a bloccare quello che la Cina sta pensando e quello che la Cina ha progettato. La Cina, anzi, davanti a certe situazioni non può che continuare le proprie attività, altrimenti sembrerebbe debole sia agli occhi internazionali sia agli occhi interni per quanto riguarda la tenuta del potere proprio. Okay. Per quanto riguarda invece il discorso delle relazioni internazionali, diciamo che è molto, cioè non andiamo molto, molto lontano dal vero se definiamo in questa fase una delle peggiori fasi recenti delle relazioni internazionali tra Cina e Unione Europea e Cina e Stati Uniti e Cina e Regno Unito. Le scendiamo, ma in realtà diciamo così, Cina e blocco occidentale. Abbiamo visto quello che è successo a Anchorage in Alaska, dove funzionari, alti funzionari governativi cinesi e statunitensi si sono incontrati per la prima volta dopo 9 mesi. Il punto è sostanzialmente quello che il capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese ha detto, approfittando delle telecamere. Ci doveva essere questo saluto di 2 minuti. Che poi sono durati 40 e passa. Sono durati 40 e passa perché Yang, il cinese, ha inizialmente utilizzato l'apertura del segretario di Stato Blinken per mettere in chiaro qual è il punto per cui la Cina trova fondamentalmente intollerabile queste ingerenze, ma sostanzialmente si oppone al pensiero occidentale. Ossia dice, gli Stati Uniti, ha detto direttamente a Blinken, voi non avete il diritto di scegliere e decidere l'ordine mondiale. È tutto lì. È un tema enorme perché riguarda tutto, riguarda dallo sviluppo tecnologico ai temi dei diritti, ai temi degli interessi di politica internazionale e geopolitica di qualsiasi genere, alla sicurezza vaccinale o al mondo del clima. Cioè, siamo davanti a uno scontro tra due ordini di pensiero. Da una parte c'è l'Occidente per come lo conosciamo sostanzialmente, da una parte c'è la Cina che è diventata una potenza e dice l'ordine mondiale che finora ha dettato l'Occidente e gli Stati Uniti per noi non è l'unico. Chiaro questo aspetto e questo insomma passaggio. Hai fatto bene a ricordare i fatti di Anchorage, insomma, che erano i primi, sono stati la prima occasione di colloquio insomma tra le due parti da quando c'è Joe Biden presidente degli Stati Uniti. Proviamo a voltare pagina, abbiamo ancora qualche minuto per anche riavvicinarci in qualche modo a un argomento che sicuramente magari i nostri telespettatori, che insomma sono anche e soprattutto investitori, potrebbero sentire più da vicino, perché sostanzialmente cosa succede? Succede che l'Italia torna a essere piuttosto attiva nel campo, in più ambiti geoeconomici più che geopolitici. Parlo di Libia, parlo di Golfo Persico, parlo di tre realtà solide italiane e che sono anche quotate in borsa. Mi riferisco a Eni, a Saipem e a Snam. Di Eni seguiamo da vicino le attività e anzi le attività più che altro giuridiche, le situazioni che hanno a che fare con la giustizia dopo diciamo il via libera da parte appunto della giustizia per quanto concerne i fatti con la Nigeria. Eni insomma ne esce in buona sostanza pulita. Saipem ha chiuso un contratto recentemente con il Qatar molto importante e poi appunto c'è Snam. E allora insomma la situazione che riguarda appunto queste tre società, quale, che cosa sta succedendo, ecco Emanuele? Sta succedendo che, per come la vedo io e per come la leggo io, l'Italia sta dimostrando di essere una potenza geoeconomica. Claudio Descalzi di Eni in Libia domenica, insieme diciamo a una delegazione della Farnesina, che è stata la prima, guidata da Di Maio, che è stata la prima ad incontrare la nuova autorità esecutiva libica per quanto riguarda gli attori internazionali che seguono la Libia, dimostra il fatto che l'Italia è presente anche con aziende dall'enorme valore strategico, come appunto Eni, come appunto Saipem, come appunto Snam, all'interno di teatri particolari, delicati,
in cui questo lavoro del nostro comparto business ha un profondo valore di stabilizzazione politica. Saipem che chiude l'accordo con Qatargas, Snam che chiude l'accordo con Mubadala, significa che una società italiana chiude un accordo con il Qatar e una società italiana chiude l'accordo con gli Emirati Arabi, in un momento in cui Qatar e gli Emirati Arabi faticano a parlarsi dopo la riconciliazione, diciamo così, quella che viene chiamata la riconciliazione del Golfo, ossia il superamento di quel blocco e quell'isolamento in cui gli Emirati Arabi per primi, poi Arabia Saudita e altri paesi, avevano messo il Qatar dal giugno del 2017, significa che Roma, o meglio l'Italia, le imprese italiane sono capaci di parlare con tutti gli interlocutori e di essere, diciamo, interlocutori funzionali anche all'interno di dossier dove la separazione è molto netta e molto profonda. E non può che essere un bene. Parliamo spesso male dell'Italia, però dobbiamo anche parlarne bene attraverso queste realtà importanti e potenti che rappresentano fondamentalmente una parte della nostra capacità di proiezione internazionale, che è uno strumento del governo italiano o dello Stato italiano, chiamiamolo. Le aziende strategiche italiane si muovono dunque in ambiti di altissimo valore geopolitico, come ricordava proprio poco fa Emanuele, e attraverso i deal economici con attori importanti di quei quadranti svolgono anche una funzione di stabilizzazione proiettando la politica estera di Roma. Questa è la situazione, questo è l'occhiello, insomma, dell'approfondimento su che trovate appunto su formiche.net, che ricorda appunto la presenza di Claudio Descalzi a di Eni ieri a Tripoli, dove il top manager italiano è arrivato parallelamente a un'importante missione diplomatica italiana per confermare che la società di San Donato Milanese sarà parte, per quanto riguarda il suo know-how, del processo di riappacificazione mosso dall'ONU e portato avanti dalla nuova autorità esecutiva libica, a conferma, insomma, del discorso che abbiamo fatto appunto con Emanuele Rossi di formiche.net. C'è anche un messaggio, Emanuele, che ti leggo, di un nostro amico Roberto che si esprime, dice la sua, insomma, sulla questione Cina-Stati Uniti. Se gli occidentali pensano di spaventare la Cina con quattro paletti sanzionatori, si sbagliano di grosso, anzi il contraccolpo danneggia più chi le dà che chi le riceve, anche perché poi, come ci ricordava Emanuele, la risposta della Cina è stata un po' più energica rispetto a quella all'attacco, diciamo così, degli alleati. È noto qui che ci sono 800 milioni di schiavi cinesi deportati dalle campagne. Scusate. No, uno starnuto che ho abortito poco fa, dicevo, insomma, 800 milioni di schiavi cinesi deportati dalle campagne verso le città dove lavorano senza diritti, pagati la metà e soggetti a essere cacciati in ogni momento. Questo è un messaggio di un nostro amico che, insomma, ha seguito il ragionamento che abbiamo fatto, caro Emanuele, e si è esposto in questo modo. Prima di salutarci ti chiedo, insomma, più o meno, ecco, questo faccia a faccia, che è anche l'apertura di formiche.net di Mayo Blinken, il primo tra Roma e Washington dell'era Biden, e a cui però sostanzialmente, ricordiamolo, Di Maio forse è anche abbastanza ormai abituato a parteciparvi, perché comunque è l'unico, credo, ministro rimasto in tutti e tre i mandati, insomma, governativi in Italia, che quindi ha avuto modo di incontrare già diversi rappresentanti esteri, anche quando, insomma, il presidente degli Stati Uniti era Donald Trump. Allora, il faccia a faccia è effettivamente iniziato verso intorno alle 10:40, e non so, in questo momento sto qui con voi, ma non so se è effettivamente finito. È una cosa certamente importante, è il primo incontro in presenza tra l'amministrazione Biden e il governo italiano. È un incontro che peraltro noi abbiamo anticipato su Formiche, non ha ricevuto grandissima copertura in Italia, mentre invece l'agenda del Dipartimento di Stato ne parla ufficialmente da ieri. Noi avevamo qualche giorno fa un'informazione in esclusiva e l'abbiamo data, perché secondo me è molto importante, in quanto è ovvio che gli Stati Uniti siano il nostro riferimento ancora.
Lo sono per tutte le dinamiche che riguardano l'Unione Europea e quindi le relazioni transatlantiche, e quindi quello che dicevamo anche nei confronti della Cina, che resta comunque sia un rivale, un competitor piuttosto aggressivo. Lo è per quanto riguarda le dinamiche all'interno del Mediterraneo, dove vediamo la presenza di attori come la Russia e come per certi versi la Turchia, che dimostrano di avere una assertività crescente, anche per certi versi, lasciami dire, un avventurismo riguardo ad alcune azioni di carattere militare, se vogliamo geopolitico, che non si sposano perfettamente con le condizioni economiche di questi paesi. Vediamo in questi giorni cosa succede alla lira turca, credo che la stiate seguendo con molta attenzione. Certo. Allo stesso modo sappiamo anche che la Russia è una potenza relativa, l'economia russa è abbastanza in difficoltà. L'Italia che fa da interlocutore agli Stati Uniti appunto è anche molto importante, perché queste presenze sono sostanzialmente in competizione con gli interessi italiani, e il gioco di sponda che si può innescare tra Roma e Washington, che non è certamente nuovo, ma che in questa fase in cui Biden sta dando molta importanza alle alleanze rispetto all'American First di Donald Trump, credo che sia assolutamente positivo, anche perché, e qui poi mi fermo, dobbiamo considerare che in questo caso l'Italia è stata in grado di giocare di anticipo. Blinken non ha mai avuto finora faccia a faccia con nessun capo della diplomazia europea, ce li avrà nel pomeriggio, vedrà i vertici del E3, cioè Regno Unito, Germania e Francia, poi avrà un bilaterale con Heiko Maas, il tedesco, e poi con i ministri del gruppo Visegrad. Ma l'Italia arriva prima, è arrivata prima in Libia, è arrivata prima a parlare con Blinken, e queste cose non possono che non essere lette in una forma di sovrapposizione e di interessi, in cui l'Italia ovviamente può muovere le sue carte pensandosi strategica e pensandosi finalmente come una piattaforma, una portaerei all'interno di un quadrante sensibile e altamente dinamico come quello che è il Mediterraneo. Dobbiamo un po' dopo stare a noi andare oltre. Certamente, e lo seguiremo anche con l'aiuto di formiche.net e di rivista Formiche. Intanto grazie a Emanuele Rossi per averci aiutato a fare un po' il punto geopolitico e geoeconomico che riguarda insomma la situazione internazionale. Emanuele, buon lavoro e a presto. Grazie a voi.